Bene, dopo aver visto i numeri razionali, le operazioni con le frazioni, quindi le operazioni in Q, completiamo questa parte sul calcolo numerico con la scrittura decimale delle frazioni, decimali periodici e non, una cosa veloce sulle proporzioni e sulle percentuali. D'accordo? C'è anche la notazione scientifica nel capitolo del testo, ma questo l'abbiamo già vista in fisica, la ripeterò abbastanza velocemente. Abbiamo visto che i numeri razionali, quindi che fanno parte di un insieme che è indicato con la lettera Q, di solito si possono rappresentare come un rapporto tra due interi. A e B fanno parte di Z. A fratto B è un elemento di Q. A e B entrambi sono dei numeri interi, con il segno positivo o negativo, con B ovviamente diverso da 0 perché altrimenti la divisione non si può fare, d'accordo? E finora li abbiamo visti e analizzati e trattati in questa scrittura. Un altro modo di rappresentare i numeri razionali è la scrittura decimale, cioè la frazione A su B può essere scritta come una sequenza di cifre, io penso uso le x perché possono essere cifre qualsiasi, con una virgola. Ok? Un numero decimale è una sequenza di cifre da 0 a 9 che include una virgola una virgola nella notazione nostra italiana, in quella anglosassone c'è il punto. Qualche volta vedete, per esempio, mi capiterà anche a me di scrivere qualche volta 0,35, questa è una virgola decimale, ok? Che è equivale all'italiano 0,35. Qualche volta mi scappa una o quell'altra, è indifferente. Questa nei nostri testi, normalmente la virgola, in quelli anglosassoni si usa il punto. E questo qualche volta, e soprattutto nelle calcolatrici, si usa ben fuori il punto e non la virgola, ok? D'accordo? In generale, la scrittura a frazione, okay, comporta un'operazione e usare la frazione, anche se qui appaiono due numeri, in realtà indica un numero solo, cioè il risultato di questa operazione. Abbiamo visto a suo tempo che, soprattutto se A è più grande di B, questo può dare un risultato che è un quoziente Q, che è un numero intero, più un resto, che è un numero più piccolo di b fratto b. Svolgere l'operazione di divisione, sicuramente l'avete visto, forse addirittura elementari, sicuramente alle medie, significa determinare q ed r. D'accordo? Ok? Se voglio scrivere quindi questo numero in forma decimale, quindi con la virgola decimale, devo svolgere questa divisione, questa operazione, e trovare il risultato con l'algoritmo che avete già imparato a usare sicurissimamente. Che esito, che risultato posso avere? Beh, si può avere una divisione con un resto nullo, nel qual caso ho un decimale con un numero finito di cifre dopo la virgola. Se il resto non è 0, quindi sarà un numero tra 0 e b-1, perché deve essere più piccolo di b e b è un intero, allora ci sarà una sequenza di cifre dopo la virgola che si ripete, cioè un numero periodico. Meglio di tutto facciamo due esempi. Okay? Immaginate di, che ne so, una cosa semplice, me l'ero segnata prima, ecco. 4, 3 quarti, 3 diviso 4. Facciamo la divisione 3 diviso 4. Cosa otteniamo? Beh, il 4 nel 3 non ci sta, quindi il quoziente è 0, non sarà un numero più grande di 1. Virgola, abbasso il 3 perché il resto è 3, aggiungo uno 0 perché sto passando ai decimali. Il 4 nel 30. 7, 7 per 4, 28, con il resto di 2. Di nuovo passo al decimale successivo, quindi ai centesimi, aggiungo uno 0.
Il 4 nel 20, 5 volte col resto di... Perfetto. Quindi qui ho un numero di decimali finito, 0,75. Ok? Quindi la divisione si ferma, il resto è nullo. Qui ho il resto, questo è il famoso R di prima, e questo è il nostro Q, che in questo caso non è un numero intero, perché 3 è più piccolo di 4. Ok? Ci siamo fin qua. Ma immaginate, che ne so, una frazione che ricorre molte volte è un terzo. 1 diviso 3. Divido 1 per 3. Anche qui il 3 è più piccolo di 1, quindi comincio con 0. Il resto è 1. Passo i decimali, quindi aggiungo uno 0. Il 3 del 10 ci sta 3 volte. Con il resto di 1 e tutto si ripete. Aggiungo uno 0 e qui avrò una sequenza di 3 che non finisce più. Quindi questo posso scriverlo come, per ricordarmi, per non scrivere infiniti numeri, ci metto una barra sopra. Ok? Posso avere situazioni miste. Immaginiamo per esempio questo numero, 13 sesti. Facciamo una divisione, il 6 nel 13 ci sta due volte, quindi qui ho un quoziente che è un numero intero, il primo numero intero, col resto di 1. Passo i decimali, quindi aggiungo lo 0. Il 6 nel 10 ci sta una volta, col resto di 4. Giusto? Quindi passo i centesimi, aggiungo uno 0, il 6 nel 40, 6 volte, poi il resto di nuovo 4 e così si ripete. Ok, di nuovo 6 volte, il resto di 4, altre 6 volte, eccetera, quindi avrò una sequenza di 6 che non finisce più. Per cui questo avrà un numero, come si dice, misto, 2,16, ma il periodo riguarda solo il 6, quindi metto la barra solo sul 6. Quando non tutta la parte decimale è periodica, parlo di numero decimale misto. Questo invece è un numero periodico semplice. Numero periodico misto, decimale periodico semplice. Ok? No, chiaro? E queste sono le due situazioni in cui mi posso trovare. Ho un resto nullo e quindi un numero finito di cifre dopo la virgola, indifferente quante, quello che sia, oppure ho un numero con un numero di cifre infinito ma periodico. In questo caso il periodo riguarda il 3, in questo caso il periodo è il 6 e le cifre che sono tra la virgola e il periodo si chiamano antiperiodo. Ok? Questi sono tutti numeri razionali, cioè quelli che si possono esprimere come rapporti, cioè quelli del tipo A fratto B. Possono avere cifre dopo la virgola, il numero finito, grande quanto vuoi, ma finito. Possono essere infinite, periodiche, semplici oppure miste. Ok? Ci siamo fin qui. Questo esaurisce tutte le possibilità, cioè ci sono altri numeri? La risposta ovviamente è sì. Ci sono i numeri che hanno infinite cifre decimali dopo la virgola, non periodiche. Quelli non si possono esprimere come frazioni, sono i numeri irrazionali. Irrazionale significa che non è una ratio, non è un rapporto. E quindi sono i numeri reali. Ok? Abbiamo visto come si passa da n a z a q. Dobbiamo far diventare interne alcune operazioni e le loro inverse. Per passare da n a z abbiamo fatto diventare interna l'operazione di differenza. Passando da z a q diventa interna l'operazione di divisione, cioè l'inverso della moltiplicazione.
Se voglio far diventare una pressione interna anche l'inverso della potenza, i numeri razionali non mi bastano più. Ho bisogno di quello che si chiama numeri reali, che sono i razionali, le frazioni, più tutti i numeri che sono esprimibili, per esempio, come decimali con infinite cifre dopo la virgola non periodiche. Esempio, radice di 2. Radice di 2 non è un numero razionale, è un numero, ma non è un numero razionale. Su questo torneremo abbondantemente anche più avanti, eh? È solo per completare il discorso. D'accordo? C'è un criterio per sapere, a partire dalla frazione, torniamo al punto di partenza da questa, in quale caso vado a finire? Beh, sì, se il denominatore è un numero che è multiplo di 2 e o di 5, ottengo una espressione decimale con un numero finito di cifre dopo la virgola. Se invece è multiplo non solo di 2 o di 5, ma anche di altri numeri, tipo il 3, tipo il 7, eccetera, allora mi ritroverò con un numero periodico. Ok? Ultimo punto che vediamo per questo argomento: come faccio l'inverso? Cioè, come passo dalla frazione, cioè, scusami, dal decimale alla frazione? Beh, se il decimale ha un numero finito di cifre, torniamo al caso di prima, quindi da 0,75, come scrivo la frazione? Beh, qui è semplice, perché in realtà qual è il significato della virgola? La virgola sono, questa la leggiamo come 75 centesimi. Centesimi significa 75, i centesimi sono 1 fratto 100. Quindi questa è 75 centesimi, e poi semplifico per 5, per quello che mi serve, eccetera. Okay? Dipende da dove sta la virgola, la riporto nella posizione tale che la mia decimale diventa un intero, e divido per tanti, per un numero, per una potenza di 10 con tanti zeri, quanti sono gli spostamenti della virgola. La sposto 2 volte e divido per 100, la sposto 1 volta e divido per 10, la sposto 3 volte e divido per 1000 e così via. Ok? Poi lì semplifico per 5, in realtà per 25, qui 25 in 75 ci sta 3 volte, quindi qui diventa 3, qui diventa 4 e sono tornato alla frazione di partenza, 3 quarti. Ok? Che succede invece se il numero è decimale, periodico o di semplice o misto? Usiamo proprio l'esempio di prima, il 216, cioè il 2,16 con 6 periodico. Qui i passaggi sono un pochettino più complicati. Qui una frazione fatta come? Allora, al numeratore ho il numero intero che ottengo ignorando la virgola e ignorando la barra del periodo, quindi qui ho 216. Se tiro via la virgola e la barra sopra. A questo tolgo il numero intero che ottengo ignorando la virgola e non mettendo il periodo. Okay? Quello che c'è sotto il periodo lo butto via, mi tengo il 2, mi tengo l'1, quindi 21. Ok? Diviso che cosa? Diviso un numero fatto così. Ho tanti 9, si comincia dal 9, tanti 9 quante le cifre del periodo, in questo caso una sola, perché ho solo il 6 che è il periodo. E tanti zeri, quanti l'antiperiodo, cioè quante cifre sono tra la virgola e il periodo, in questo caso una. Ok? D'accordo? Ci sono domande? Dopodiché si fa la differenza, ovviamente. Fatemi recuperare quello.
e si semplifica il quanto ottenuto. Allora, evitiamo ok, abbiamo 216 meno 21, 195 diviso 90. Entrambi i numeri finiscono per 5, quindi posso semplificarli per 5. 39, e sotto ho 18. Ok? Tutti e due sono multipli di 3, perché? Perché la loro somma è multiplo di 3, quindi dividiamo per 3. Sopra ho un 13 e sotto ho un 6. E mi fermo qui. Ed è il numero da cui siamo partiti. Dimmi. Allora, mi spiego meglio. Al numeratore vanno due termini di solito. Okay? Nel primo caso ho tutte le cifre in sequenza, senza la virgola, senza la barra. Dopodiché, quindi qui possiamo indicare, che ne so, in verde, le metto tutte. Dopodiché a questo sottraggo solo quelle che ci sono prima del periodo. Quindi quello che c'è sotto il periodo lo butto via. Al denominatore ho tanti 9 quanti sono le cifre del periodo. Qui ho una sola cifra del periodo, quindi ho un 9 solo. E tanti 0 quanti sono le cifre dell'antiperiodo. Cioè tra la virgola e il periodo stesso, che è una. Se avessi avuto, che ne so, fammi fare un altro esempio qua sotto, se fosse stato 2,16 con il 16 periodico, tutte e due, avrei avuto sopra 216 meno 2, perché butto via tutto il periodo, e sotto 99. Ogni 9 per ogni cifra del periodo e 0 per quello che c'è tra la virgola e il periodo, ma qui di cifra tra la virgola e il periodo non ce ne sono, quindi ho 2, 9. Ok? E così via. D'accordo? Attenzione! Qualche volta ci capiterà. Quanto vale questo numero? Cioè? Che fa? Uno. Perché? Beh, abbiamo, scrivo il numero senza il periodo, quindi 9. Tolgo la parte senza periodo, non rimane niente, c'è lo zero. Al denominatore ho tanti 9 quante cifre del periodo che è 1, non ho zeri, ho 9 noni che fa 1. Quindi se volete, questo è un altro modo per rappresentare l'1. 0,9 periodico e 1 sono lo stesso numero. Ok? Un altro modo per vedere la stessa cosa, se preferite vederla così, è questo. Allora, 0,9 periodico è il triplo di 0,3 periodico. 3 per 3 fa 9. Ma 0,3 periodico abbiamo appena visto che è un terzo. E 3 volte un terzo fa 1. È lo stesso discorso se volete. Ci siamo fin qui. Benone. Detto questo,
ancora un po' di tempo, sì. Diciamo due parole sulle proporzioni, che sicuramente avete già avuto modo di utilizzare sicuramente alle scuole medie. Che cos'è una proporzione? Di solito la si indica, immagino che la indicavate in questo modo. A sta a B come C si diceva sta a D. Ok? I due numeri B e D, B e squadra C, si intendono come medi. A e D come gli estremi. Siamo fin qui, non niente di nuovo mi auguro, giusto? Che cosa significano questi due puntini? Sì, cioè è una divisione. La proporzione non è altro che un'eguaglianza tra due divisioni. A fratto B è uguale a C fratto D. La proporzione, ripeto, non è altro che un'eguaglianza tra due frazioni. Due rapporti. Quindi più semplice di così si muore. E ha tutte le proprietà che hanno due frazioni che hanno lo stesso valore. Immaginate, cioè tutte le proprietà delle proporzioni derivano da questo semplice fatto. Quello che c'è a sinistra dell'uguale vale quello che c'è a destra. Ok? Immaginate di avere una bilancia. Ok? Con due piatti. Dimmi. Se avete una bilancia con due piatti sulla bilancia e la bilancia è in equilibrio, vuol dire che quello che c'è a sinistra è uguale a quello che c'è a destra. Questo viene usato per pesare, per valutare la massa degli oggetti. Affinché la bilancia rimanga in equilibrio, affinché qui rimanga l'uguale, tutto quello che fate su un piatto dovete farlo anche quell'altro, su quell'altro. Se aggiungete un pesetto dovete aggiungerlo sia qua che qua. Se ne togliete uno dovete toglierlo sia qua che qua. Se raddoppiate questo dovete raddoppiare anche quell'altro. Se raddoppiate, se dividete a metà questo peso dovete dividere a metà anche questo e così via. Se no non c'è più l'equilibrio. E qui è uguale. Ciò che c'è a sinistra è uguale a ciò che c'è a destra e continua a essere così. Qualunque cosa io faccia a sinistra, devo farlo anche a destra. Quindi, per esempio, la cosa più semplice è inverto le frazioni. Se A sta a B come C sta a D, cioè letto come va letto, se A fratto B è uguale a C fratto D, allora vale anche che B fratto A vale D fratto C. Se faccio l'inverso, numeratore e denominatore, devo fare lo stesso anche dall'altra parte. Se inverto la frazione, devo invertirla da tutte e due le parti. Se moltiplico, ad esempio, a destra e a sinistra per d, devo farlo anche a destra. Quindi se ho moltiplico per uno dei due denominatori, per D per esempio, ottengo D per A fratto B, che vale quanto C fratto D per D. Questi due D si semplificano. Poi posso moltiplicare anche per B, cioè il primo dei due denominatori. Quindi ho B per D per A fratto B che è uguale a C per B e qui semplifico i 2B, da cui ottengo che A per D vale quanto C per B. Un'altra proprietà importante delle frazioni, il prodotto degli estremi vale il prodotto dei medi, ma deriva tutto da lì. Dall'eguaglianza tra due frazioni. Posso aggiungere uno.
Quindi ho, per esempio, se aggiungo 1 a destra e a sinistra e sommo, ho che A più B fratto B è uguale a C più D fratto D. Posso togliere 1 e ho A meno B fratto B è uguale a C meno D fratto D e via dicendo. E posso ottenere tutte le proprietà delle frazioni che, delle proporzioni che volete. Ok? Né più né meno. Basta applicare le stesse procedure a destra e a sinistra. Tutto quello che c'è a destra e tutto quello che c'è a sinistra. L'esempio delle proporzioni, cioè l'eguaglianza tra, come in questo caso, due frazioni, in realtà è un caso speciale di quello che vedremo a breve, quando ho un'espressione algebrica posta uguale a un'altra. E questa espressione algebrica coinvolge grandezze non tutte note. In quel caso parlo di equazione. L'equazione è uno strumento molto potente per risolvere i problemi. Per analizzare la realtà e risolvere i problemi. La proporzione è un caso speciale, un caso molto semplice, ok? Che viene utilizzata in lungo e in largo, in molti esempi anche in fisica, anche in scienze, ma attenzione, la utilizzo dove può essere usata. Non tutte le grandezze sono tra di loro proporzionali, attenzione. Ok? La proporzione va usata in modo appropriato. Mi sono spiegato? È tutto chiaro? Ok. Ultimo punto che vediamo oggi, le percentuali. Anche queste possono essere viste come particolari frazioni, dove il denominatore è 100 a volte o 1000 a seconda del contesto. Ok? Allora, dire che ne so, abbiamo una popolazione di 20 persone, una classe di studenti per esempio, e 5 persone giocano a calcio. Equivale a dire che 5 su 20 sono i calciatori. Quindi la frazione di calciatori la ottengo dividendo quelli che mi interessa, i calciatori, diviso dal totale della popolazione. Quindi 5 su 20. Nel nostro caso, un quarto. Ok? La percentuale non è altro che la stessa frazione scritte in modo tale che il denominatore sia 100. Se applico la proprietà invariantiva, ok? Se passo da 4 a 100, ho moltiplicato per quale numero? 25. Devo farlo anche sopra. Quindi qui è come dire un quarto per 25 fratto 25. Quindi ho 25 su 100. In altre parole, questa frazione può essere scritta come il 25 per 100. Ecco il significato di questo simbolo. Significa che la mia popolazione ha una frazione di calciatori che è equivalente a 25 elementi se la popolazione fosse di 100 elementi. Quindi rapportata a un totale di 100. Ecco la parola percentuale, per 100. Ok? Se ce ne fosse, che ne so, 1 su 20, d'accordo? Un ventesimo sarebbe il 5% e così via. Non è sempre detto che la percentuale sia un numero intero, ma è la frazione del totale che avrei se il totale fosse di 100 elementi. D'accordo? Nel caso in cui, e qualche volta si verifica, questo numero, cioè il numeratore della frazione in centesimi, è più piccolo di 1,
immaginate una percentuale di, che ne so, lo 0,3%. Questo significa 0,3 diviso 100. Posso far diventare il numeratore più grande di 1 moltiplicando ancora per 10. Quindi diventa il 3 su 1000, cioè il 3 per 1000. E qui si mettono due zeri qua sotto, per dire per 1000. Nel percento ce n'è uno, qua sotto ce ne sono due. Questo si legge per 1000. Questo significa che se il mio totale fosse di 1000 elementi, di questi 3 sarebbero quelli che mi interessano. E così via. Ok? È chiaro? Considerazione ovvia, è chiaro che la percentuale non potrà mai essere un numero più grande di 100. Non posso avere il 120%. Ok? Perché significherebbe che ho più del totale. Qualche volta si usa dire, per esempio, che ne so, il costo della benzina è aumentato del 20%, 10%, 5%. Oppure altre volte il costo di questo servizio è aumentato del 200%. Questo significa che è raddoppiato. Ok? Cioè, che il costo attuale, scusate, l'aumento è del 200%, quindi è aumentato di due volte, quindi adesso è il triplo di prima, se l'aumento è del tot. Ok? Normalmente le percentuali vanno da 0% a 100%. 100% significa tutto. Tutto il campione, tutto l'insieme, il totale. Sono domande? Dimmi. Puoi spiegare il 200%? Sì, allora facciamo un esempio. Ho, che ne so, questa scatolina che costa 2 euro. Ok? Non importa cosa sia. Dico che è aumentata del 200%. Cosa significa? Significa che ho 200 diviso 100, cioè 2. Questo significa che il nuovo costo è di più 2 euro. Quindi adesso è di, anzi no, scusami, di 4, perché è il doppio, è due volte. Ogni parte che è aumentata del doppio, quindi adesso ho 6 euro di costo. Se passo da 2 a 6 euro, l'aumento è stato di 4 euro, che è il 200% di 2. Okay? Cioè è un aumento drammatico, d'accordo, però questo è il significato. Se invece dico della classe, quella che sia, la classe prima, formata, che ne so, da 20 persone, ok, la percentuale che fa calcio è del 150%, dico un'assurdità, perché non è possibile che ci siano più studenti che fanno calcio di quanti ce ne siano nella classe. È chiaro il senso, no? La percentuale sarà in una popolazione, in un insieme, sarà sempre un numero al massimo uguale al totale, non può essere superiore al totale. D'accordo? Ultimissima cosa per chiudere l'argomento di oggi era la notazione scientifica. La ripeto anche se già in fisica l'abbiamo vista. Questa viene utilizzata per scrivere in modo compatto numeri o molto grandi o molto piccoli. Ok? Se per esempio ho, che ne so, 30.000, il numero viene scritto con un coefficiente che è un numero tra 1 e 10, quindi in questo caso 3,
per la potenza di 10 adeguata a 10 alla quarta. Quindi in generale ho, che ne so, A per 10 alla n, e questo numero A è compreso tra 1 e 10. Ok? Questa è la notazione scientifica. Se il numero è piccolo invece, diciamo un millesimo, 0,0001, quindi devo spostare la curva, la cifra a destra, quindi avrò, metti 12, ecco, 1,2 per 10 alla meno 4. Se sposto la virgola a destra ho una potenza di indice di esponente negativo, se lo sposto a sinistra l'indice sarà positivo. Qui ho 1, 2, 3 e 4. Qui ho 1, 2, 3 e 4, quindi qui l'esponente è negativo. Ok? Ma questo ripeto che abbiamo già avuto modo di usarlo in fisica, quindi non serve che mi dilungo, mi immagino, però ditemi se c'è qualcosa che devo ripetere. Tutto chiaro? Bene, se non ci sono domande, mi fermo qui per oggi e poi passeremo a fare esercizi.